Benvenuti sul canale di Non Aprite Questo Blog. Oggi siamo qui a provare Last Friday, gioco da tavolo ideato da Antonio Ferrara e Sebastiano Fiorillo e prodotto da Pendragon. Il gioco è liberamente ispirato a Venerdì 13 e in generale ai film slasher. Last Friday è un gioco cooperativo della durata di 30 minuti da 2 a 6 giocatori. Si svolge in 4 capitoli ed ha un'età consigliata dai 13 anni in su. Inizialmente vi spiegheremo a grandi linee le regole, poi vedrete il gameplay e infine vi diremo le nostre impressioni sul gioco. Andiamo ad aprirlo. Abbiamo il regolamento, lo schermo del maniaco, davvero bello, che ricorda lo schermo del Dungeon Master dei Dungeons & Dragons, tutti i segnalini che servono al gioco, il tabellone che rappresenta la nostra Crystal Lake, le schede Bungalow, le tessere personaggio, i segnalini lanterna per illuminare il maniaco e le pedine che rappresentano i campeggiatori. E infine il nostro maniaco. Bene, andiamo a provarlo. Sì, mamma, con comodo, eh. Allora, abbiamo fatto l'unboxing. Iniziamo a giocare. Allora, sì, questo è il setup base del primo capitolo. Il gioco si svolge in 4 capitoli. 5 giocatori che devono scappare, un maniaco che li insegue per ucciderli. Questa cosa, a seconda del capitolo, poi cambierà. I carnefici si trasformeranno in vittime e viceversa. In questa prima partita io farò il maniaco, in pratica, e tu farai tutti gli altri 5 campeggiatori. Va bene. Per ogni campeggiatore dobbiamo scegliere una tessera che li rappresenti. Le scegliamo in maniera casuale. Il gioco è pieno di citazioni dei vari film horror, slasher, eccetera. Come ad esempio questa, che fa vedere, vedete che ha sul maglione di Freddy Krueger. Che deliziosa polpettina. È cotta a puntino. Sì. Poi ce ne sono altre sparse in giro, secondo me è interessante, sì, anche. Ci sono un sacco di easter egg sul tabellone. Esatto. Che una volta che, quando l'avete comprato, potete divertirvi. Potete divertirvi a scoprire, ad esempio, nascosto sul tabellone c'è anche la tomba proprio del mitico Jason. Nel primo capitolo i nostri campeggiatori arrivano, anzi non sono esattamente dei campeggiatori, sono stati assunti per rimettere in piedi il campeggio che è stato chiuso per, insomma, diciamo, eventi violenti, chiamiamola così. Nella prima missione, nel primo capitolo, i campeggiatori sono già arrivati al lago, che è al centro del tabellone, e devono recuperare delle chiavi che sono nascoste in questi segnalini, chiamati segnalini welcome. Il scopo della prima missione è nascondersi all'interno dei bungalow prima che il maniaco vi acchiappi. Sì, sì. Vanno cercate delle chiavi, perché a ogni bungalow corrisponde una chiave di un determinato colore. Nei bungalow possono entrare, in ogni bungalow possono entrare massimo 2 pedine. Una volta che tutti i campeggiatori si saranno mossi, il maniaco deciderà da quale parte del campeggio entrare. Le porte d'ingresso del maniaco sono quelle contrassegnate col sangue. Questa cosa rimarrà segreta, ok? Nel senso che io andrò ad annotarlo sulla mia casella 0 dietro questo schermo. Sì, sì. Tu chiaramente non capirai, non saprai, ok, da che parte. Sì, diciamo che per gran parte del gioco il maniaco è invisibile. Ogni tot mosse però si deve, il maniaco è obbligato a mostrarsi. E ogni capitolo che giochi differente di questo gioco, le regole che determinano la visibilità del maniaco cambiano. In questo caso, ad esempio, io sono obbligato a farti vedere la mia posizione reale ogni 3 mosse, ma ti rivelerò la mia posizione 3 mosse prima e la mia mossa 3 turni fa. Quindi, certo. Quindi intuirò la zona, ma non il problema. Questa è una bella caratteristica del gioco, secondo me, perché rispetto ad altri giochi di questo tipo simula bene la tensione, nel senso che tu sai dove sono, più o meno, ok? Però, mentre giochiamo, ti viene un po' di sgaggia, ecco. Di strizza. Allora, i turni per ogni capitolo sono 15, o almeno nel primo capitolo sono 15. Il segnalino verrà spostato di un turno. Vedi che qua è segnato quando io devo far vedere che ci sono. Arrivato al 15° turno, si tireranno le somme. L'obiettivo tuo è salvare tutti. Sopravvivere, anche, no?
se non sono dentro al bungalow sopravvivo. Se alla fine del gioco sarà rimasto fuori qualche campeggiatore, verranno considerati uccisi. In realtà, se si gioca il primo capitolo come capitolo unico, basta salvare tre campeggiatori. Perché una delle caratteristiche di questo gioco, appunto, come vi dicevo, ricalca le meccaniche proprio di film slasher. Ogni capitolo che tu giochi si rifà a uno degli atti classici del film slasher. Se giochi il secondo capitolo, dove invece saranno i campeggiatori a rincorrere il maniaco, il punteggio, i segnalini o comunque la situazione che si è verificata nel primo capitolo influenzerà anche il secondo. Insomma, proviamo a fare un giro. Okay. Va bene. Sfascerò questo bungalow qua, ok? Quindi il bungalow blu è diventato inutilizzabile. Che merda. Sono stronzo. Ok? Perché lì mi sa che sta per avvenire una strada. Sei entrato, hai acceso okay. Le luci, quindi se maniaco passa su queste luci... Si vede. Sono costretto a farlo mettere, guarda. Cioè, come succede in ogni slasher quando il maniaco si vede passa davanti alla finestra. Bravo! Il secondo capitolo partirà da queste posizioni qua. Come fa uno che non c'ha la chiave? Può essere ospitato. Può essere ospitato. Ogni bungalow può tenere massimo due campeggiatori. E allora, tutti nel bungalow giallo. Tutti nel bungalow giallo. Tutti nel bungalow giallo. A fare quello che si fa in slasher, nei bungalow. Vuoi dire che vinco subito al primo giro? Sì. Vincerò! E qua come funziona? Se voglio fare l'altra mossa, posso andare di qua, sì? Usi la barca? Sì. Questo dovrei... Diciamo che te lo faccio fare. Me lo fai fare? Sì, te lo faccio fare. Ma bisogna aspettare il turno. Lo scoprirete solo comprando il gioco. Bravo! Il link in descrizione, bravo, mi raccomando. Bravo! Okay. Vincerò! 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 Cioè, il verde è morto. Ah, non mi dici dove sei? Eh no! Quanti mi devo sopravvivere per... Dunque, se giochiamo il capitolo finale, cioè il capitolo come una punta unica, basta che ne metti tre. Quindi adesso se metti il giallo... Ho vinto! Muovo il giallo e... Attenzione, muovi il giallo... E vado qua. Però così non apri la porta. Certo che non la apro. Ah, ok, non vuoi aprire la porta, va bene. Però attenzione... Tu non segui, amico, io ho la chiave blu di quello. Ah, ok, hai ragione, è vero, è vero. Mi non avrei dovuto dirtelo, perché tu avresti seguito il mio giallo... All'infinito, vabbè, ma adesso mi verrà a beccare. Devo starmene zitto qua. C'è uno scappatoio. Vabbè. Il giallo è morto. Vabbè, ma che me ne frega, l'ho sacrificato. Ah, ok, va bene. Oh, boom. Ho vinto! Boom. No, aspetta, devi ancora entrare dentro. Ho vinto! 1-2, prima partita, subito vinto. Bravo, oh, bravo. Bello. Allora, devi tenere conto che una partita vera, completa, di 4 capitoli. Quindi, quello che è successo in questa partita influenza quello dopo. Cioè, è brutto anche. Sicuramente la cosa figa è proprio il clima da film horror che c'è. Chiaro. Veramente figa. Tra l'altro, c'è l'espansione che prevede anche due personaggi in più. Ah, non lo so, penso di sì. Ma sicuramente è un personaggio in più perché c'è una copertina. Guarda adesso un attimo. Su Google la cazzo di espansione, non è che diciamo ah. C'è il gameplay più o meno del... Anche un po' semplificato. Un po' semplificato, ci sono molte cose, molte cose in più. Quando si decide di giocare la modalità campagna, cioè giocare tutti i capitoli, alla fine della partita, in base a quanti giocatori si sono sopravvissuti e quanti il maniaco ne ha fatti fuori, ci vengono assegnati dei punteggi ai giocatori e al maniaco che permettono al capitolo successivo di utilizzare dei segnalini in più
per... quindi influenza tantissimo, influenza tantissimo. Poi se vi piace questo tipo di gameplay, che secondo me è fighissimo perché sembra veramente di stare dentro un film slasher dove devi scappare eccetera, c'è anche l'espansione con due, in cui due assassini giocano contemporaneamente, quindi diventa veramente frenetico. Secondo me quello poi è ancora più bello, perché diciamo che quando si scopre la prima volta dov'è, più o meno dov'è il nostro assassino, più o meno sai dove sta. Con due, e quindi i giocatori tendono un po' a spostarsi tutti da una parte. Quando invece sai che sono due in giro, non sai esattamente... È un delirio, diventa sicuramente la tensione, una delle meccaniche vincenti del gioco, aumenta l'intensità. E in più c'è, come si vede dalla copertina, un personaggio ispirato a Freddy Krueger. Questo è la nostra esperienza con Last Friday, che è un gioco che consiglio, soprattutto chi ama l'horror. Rispetto ad altri giochi, secondo me, la meccanica e l'ambientazione del gioco sono molto collegati fra loro. Realmente chi gioca prova delle sensazioni di suspense. Il non vedere cosa sta succedendo, questa cosa è esattamente come... in un film horror è trasposta molto molto bene. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo. Vai tu, vado io.